Era d'obbligo fare un video di questo genere ora che tutti, penso, poi non lo so, abbiate visto Asbin Hotel. E con questa intro non ben riuscita vi do il benvenuto sul mio canale per una puntata a tema musicale di Top 10 Cartoons. Due settimane fa mi sono concentrato a fare il riassunto completo della prima stagione, soffermandomi poco sul suo punto di forza, ovvero le canzoni. In questa lista parlerò dei brani che mi sono piaciuti di più e il mio giudizio si baserà sul significato del brano e sull'arrangiamento, più qualche punto bonus dettato dall'adattamento in italiano. Per la cronaca, se le altre non ci saranno in classifica non vuol dire che non mi siano piaciute, sia chiaro, oggettivamente sono tutte molto orecchiabili, solo che alcune hanno avuto maggior impatto delle altre. Perciò, senza ulteriori indugi, direi di cominciare al numero 10 con All'inferno ci sarà felicità, il brano che apre le danze, se così si può dire. Charlie canta il pezzo con toni gioviali e speranzosi, in quanto ha l'occasione di proporre la sua idea di redimere i peccatori tramite il suo Asbin Hotel. L'apertura del brano ha toni molto da rinascimento Disney, infatti Vizzy Pop ha sottolineato che a ispirare la sequenza è stata la canzone Il racconto di Belle della Bella e la Bestia. Solo che in questo caso essa è in forte contrasto con l'ambiente circostante, visto che mentre la principessa canta avvengono cose che lascerebbero allibiti chiunque. Diciamo che questa cosa spezza un po' la classica canzone della protagonista. E meno male che Rossa Caputo non aveva mai preso lezioni di canto, eh. Alla numero 9, Non vi mostro rispetto. Qui abbiamo uno scontro generazionale che mette a confronto la prudenza e la testardaggine della vecchia guardia, incanalata nelle figure dei signori supremi più anziani come Zestiel e Carmilla, e il senso di rivoluzione e l'arroganza dei millennials, rappresentata da Velvet. Il brano in questione parte con un assolo di chitarra dallo stile spagnoleggiante per poi diventare a tutti gli effetti un brano pop, dove una delle tre V prima dice che non ha rispetto verso gli altri supremi perché li reputa dei vigliacchi e testuali parole sono passati fuori moda, per poi pressare con fare sospettoso Carmilla, vedendola perdere la sua composizione dopo aver visto la testa dell'esorcista caduto in battaglia. Una canzone dal ritmo molto incalzante, resa molto bene in italiano, anche perché Margherita Risi ci mette il suo visti i suoi precedenti con Mirabellina in canto. Alla numero 8, Sono pronta. Se questo non è un brano in stile musical di Broadway, allora non so davvero dove poter classificarlo. Il brano alterna molto bene lo stato d'animo della protagonista, più decisa come non mai a proteggere il suo popolo, con una sorta di marcia militare dei cannibali, che più che appoggiare la sua causa sono felici che in caso di successo potranno abbuffarsi coi cadaveri degli angeli. Come si è vista la posizione numero 10, è impressionante come si riesca a cambiare ritmo la canzone mantenendosi sul pezzo, grazie anche alle qualità vocali in originale di Erika Henningsen. A numero 7, Quindi non lo sai? Qui siamo di fronte a una delle canzoni più complesse della serie, in quanto alterna velocemente sia parti cantate che parti vocali. Il titolo fa riferimento a tre diversi punti. 1. Il fatto che Sera e il resto degli angeli non sappiano effettivamente quali sono i requisiti affinché qualcuno possa ambire al paradiso. 2. Il fatto che Emily non sapeva niente dello sterminio annuale. E, punto 3, al fatto che Charlie non sapeva che in un tempo la sua fidanzata era stata un angelo sterminatore. Negli ultimi due casi la piccola Serafina e la principessa Infri lo vengono a sapere perché Adamo non sa tenersi un cece in bocca. Bello soprattutto il veloce reprise di L'inferno è per sempre, fatta dalle due ragazze che dicono chiaramente che se l'inferno è per sempre allora il paradiso è una grossa bugia. Dal forte impatto emotivo. A numero 6, Final. Nel riassunto sbagliare la pronuncia, ma stavolta mi correggo. Il brano chiude in maniera spumeggiante la prima stagione, che non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio, come dice lo stesso Lucifero, che, per consolare la figlia che si sente responsabile per la morte di coloro che si sono battuti per lei, le dice che il suo gesto ha portato grandi cambiamenti. Infatti essa non è la classica canzone che mette un punto esclamativo alla storia, ma è una che mette più punti interrogativi visto che vengono messe le basi per la prossima stagione. Inoltre la parte di Alastor, a detta di tutti, ha fatto ricordare a molti fan la teatralità di Jack Skeletor di Nightmare Before Christmas. Cioè, se sostituite la parte del demone della radio con Re del Blu, Re del Mai, vedrete tante similitudini. E poi sia l'inizio che il finale della canzone, che sono una reprise, All'inferno ci sarà felicità, le dà un tocco di classe in più. A numero 5, Ti pentirai. O come dico io, una delle canzoni che vorrei portare sul mio canale un giorno è che è quella che mi gasa bestia. Anche qui, come alla posizione 9, il brano vuole essere uno scontro generazionale, in questo caso tra chi preferisce la radio alla televisione, mezzi di comunicazione incarnati nei due signori supremi Alastor e Vox. Un brano che mischia le sonorità jazz col freestyle, ovvero un ramo del rap usato per lo più per fare dissing verso qualcuno. Infatti entrambi i demoni si screditano a vicenda battendo colpo su colpo, solo che a differenza di Vox che perde immediatamente le staffe, Alastor mantiene una calma olimpica e colpisce il suo avversario nelle corde giuste. La parte finale poi fa accapponare la pelle. Anche se il testo non è molto fedele all'originale, l'interpretazione dei due baldini colma questa lacuna. Ma se volete una versione più fedele c'è sempre quella cantata da doppia Alex e Pepone che vi lascio in descrizione. A numero 4, Sei tutto per me. E da una canzone dai toni molto allegri passiamo ad una molto dolce.
Il brano in questione scava molto sullo stato d'animo di Lucifero, il quale non vuole chiedere un colloquio col paradiso per sua figlia affinché possa esporre la sua idea, non perché non crede in lei, ma perché vuole proteggerla dalla delusione che potrebbe avere qualora gli angeli non volessero ascoltarla, proprio come è accaduto a lui. Ma la principessa gli fa capire che lei continuerà a insistere sulle sue idee, in quanto è stata proprio il padre a ispirarla. I due, ballando e cantando insieme, capiscono quanto, nonostante siano stati così distanti negli ultimi anni, sono così simili. E noi, come il buon Pentheus, non possiamo che commuoverci. Tra l'altro, poi nell'episodio finale della prima stagione viene usata una reprise del brano che certifica l'amore indissolubile tra Charlie e Buggy. A numero 3, Veleno. Mostrata in anteprima sul canale della creatrice 2 settimane fa e un paio di giorni in italiano sul canale Amazon, questa canzone dà ritmo travolgente che palesemente ha delle vibe simili alla canzone Addict di Siva Hound e in realtà una mascherata che nasconde il suo vero messaggio. Cantata da Angel Dust, ci spiega in sintesi la sua routine, fatta di droghe che usa per andare avanti e abusi da parte di Valentino, costretto da contratto non solo a girare scene esplicite, in cui è sempre lui a fare il passivo, ma anche a soddisfare i piaceri sessuali del Signore Supremo, con scene abbastanza esplicite e non adatte a un pubblico molto sensibile, il cui finale molto struggente ci fa immedesimare nella sua sofferenza. In italiano questa canzone è una vera bomba, con Riccardo Suarez che ha fatto un lavoro magistrale. A numero 2, L'inferno è per sempre. Ci voleva una canzone da villain in questa classifica e questa è una delle più pimpanti della serie. Dopo un primo momento in cui Charlie fa una reprise di All'inferno ci sarà felicità, Adamo parte alla carica con un brano Christian Rock, poco Christian e molto rock, in cui spiega che non può esserci il grigio, quando si muore o finisci in paradiso o all'inferno e non c'è modo di cambiare questo giudizio, oltre al fatto che spiega di voler anticipare il giorno dello sterminio. Mi fa ridere la parte in cui l'angelo fa l'assolo di chitarra faccia a diversi, manco fosse un bambino che per imitare lo sparo di una pistola fa più 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 più. E poi in italiano Gabriele Patriarca è stato fenomenale. Cioè, solo io ho pensato che questo pezzo poteva essere suonato tranquillamente dai Sex Bob-omb. E alla numero 1, Fai schifo baby. Era palese, gente, perché non è solo una canzone, ma è quella che cattura perfettamente lo stato d'animo di chiunque che almeno nella sua vita si è sentito un cesso pubblico. Questo brano, cantato in un primo momento da Ask, invece di dire a un distrutto Angel Dust che so che è dura la vita, ma adesso le cose miglioreranno, gli dice la vita andrà sempre peggio e chiunque sta vivendo una situazione analoga alla tua. Come nel caso del Micione, che come buon attore anche lui ha qualcuno che gli possiede l'anima. Il messaggio è chiaro e conciso, ognuno di noi ha dei problemi, ma essi possono essere minimizzati se a fianco a te ci sono persone pronte a supportarti. Il tutto con un finale smorzato e una piccola rottura da quarta parete, ma tranquilli, su YouTube trovate la versione completa. Dunque, è piaciuta questa melodiosa top 10? Mi raccomando di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!